Ragazzi, bentornati. Io sono Dacon e questo è il diciassettesimo episodio della mia serie su Minecraft. Ragazzuoli, come state? Spero bene. Oggi andremo a fare una farm molto importante, la farm di Creeper. In verità è estremamente facile da fare, non richiede chissà quali materiali. Dobbiamo semplicemente andare a dormire e disboscare... Tipo tutta questa parte di foresta, perché ci serve un bel po' di legna. E poi magari andremo anche a scavare in miniera, perché ci serve anche un po' di cobblestone effettivamente. Dormiamo, ok, ci siamo. Disboschiamo tutta la zona, via, in questa maniera qui. Quanto è rilassante tagliare il legno su Minecraft con un'accetta molto veloce? È eh? proprio, proprio un'attività che mi piace attività tranquilla proprio mi rilassa probabilmente se se avessi un video di sottofondo potrei continuare così per ore semplicemente tagliare legno che è proprio bello non so esattamente quanto legno ci serva ma ce ne serve un po quindi nel dubbio ne prendiamo un pochettino la farm ragazzi è una delle farm di creeper più semplici che abbia mai visto non produce enormi quantità di gunpowder Però, però a noi non serve un'enorme quantità A noi serve solo un pochettino di gunpowder E per la fatica effettivamente che si fa nel costruire questa farm Secondo me vale, vale quello che dà effettivamente Perché quello che dà ci sta Qui ci sono le api, stiamo devastando l'ecosistema, poverine ma ci occuperemo anche di loro più avanti. Per il momento, però, ci preoccupiamo di disboscare il tutto. C'è un Enderman. Non ti permettere. Non ti permettere. Non puoi venire nella mia area qua. A rubarmi un blocco. Mi hai appena rubato un blocco davanti a me. Ma come ti permetti? Mi sta. Mi stava per uccidere tantissimo. Che cosa abbiamo addosso? Abbiamo il ferro. Mm. Il ferro va bene, però forse sarebbe arrivato il momento di farci anche un'armatura in diamante. Ok, abbiamo raccolto un po' di mele e soprattutto un bel po' di legno, che è quello che ci interessa. Abbiamo anche un po' di sapling, così possiamo effettivamente utilizzarli per qualcosa, nel caso dovessimo ripiantare appunto un sacco di alberi. Per cosa andremo a usare tutto questo legno? In verità praticamente non è che ci serva il legno in sé, ma ci servono un sacco ma davvero un sacco di trapdoor non so se due stack basteranno per ora ce li facciamo bastare poi poso l'ender pearl qua da qualche parte perché sinceramente di portarmela non mi interessa e ce ne andiamo eh, in miniera con il nostro efficienza 4 a distruggere un pochino di materiale per poter costruire effettivamente la farm perché ci servirà un pochino di materiale non dico tanto ma dobbiamo un pochettino scavare ragazzi prima che mi dimentichi usciamo ok e dobbiamo un attimino craftare un oggetto allora libro poi avevamo raccolto delle ink sac da qualche parte dovrebbero essere non le trovo eccole qua bene abbiamo anche link sac e ci servirebbe semplicemente una piuma mm. E ora vado a trovare un pollo. È abbastanza problematico trovare un pollo. Non che io abbia ammazzato gli animali, quindi di base non è che c'è un problema per quello. E quello è un pollo? No, quello è un pollo. <ride> Eccoti qua. No, ma dai, ma seriamente, tra tutte le cose che mi potevi droppare, non me le hai droppate. Mm, serve un pollo. Eccolo lì, un altro pollo. Ti prego, ti prego, dimmi che tu mi droppi la piuma. Non ci posso credere. Non ci posso credere. La piuma. Una piuma. Ok, ok, due me ne date, grazie. Facciamo il libro. Dove possiamo finalmente appuntarci o dove io mi posso appuntare le cose segrete eh, che faremo. Quindi un oggetto abbastanza importante per ricordarmi effettivamente le cose da fare all'interno della serie che le penso e poi me le dimentico quando riapro Minecraft. Torniamo a scavare in miniera. Ok, abbiamo raccolto un po' di stack, dovrebbero più che bastare perché comunque il materiale che ci serve è davvero minimo. Allora, la zona di dove facciamo la farm sinceramente la allontanerei ancora di più ma non per qualcosa, ma per il semplice fatto che di base eh, ha bisogno di uno spot fk che tanto non andrebbe bene per nessun'altra farm, quindi a dirla tutta va più che bene qua alla fin fine. Riempiamo i buchi qui. Bene, ok, allora comodamente prendiamo una parte tipo qua e facciamo 1 2 3 4 e 5. Dopodiché 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 sempre contando questo, facciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 1 2 di nuovo 2 1, 2, e poi ci, sì, abbiamo di nuovo i 5 blocchi, semplicemente ok. Questa è la grandezza della farm. È davvero piccola, poco ingombrante oltretutto, e quindi facilmente riproducibile, perché adesso vi mostrerò che cosa richiede la farm, ma parliamo davvero di roba facilmente reperibile. Allora innanzitutto dobbiamo anche tornarcene alla base a dormire, quindi direi che lo facciamo subito. Per fortuna le elitre si riparano molto facilmente con mending, quindi non sono praticamente mai rotte. Ok, si dorme. Poi abbiamo bisogno ancora anche di qualche oggettino come la lana per l'appunto. Con la lana riusciamo a farci i carpet che servono. Oltre i carpet ci servono um, anche le slab, non so quante, quindi prendiamo questo e ce ne andiamo subito. Yeah. È qui. La farm sarà qui. Probabilmente un giorno la sposterò perché davvero questa è una farm molto semplice. Non richiede assolutamente niente, ragazzi, è estremamente facile. Allora alziamo al secondo blocco, così, in questo modo qua, ok, molto bene. Messi i blocchi, prendiamo i carpet, molto semplicemente, anzi, prima dei carpet le trapdoor. Mettetele come volete, scegliete la direzione che volete, io ad esempio parto da qua, ma non cambia assolutamente nulla ai fini della farm. Quindi, piazzate le trapdoor e ripetete praticamente per tutto lo spazio vuoto che c'è. Quindi qua, qua, qua. E così via, ho sbagliato. Vediamo questa, ne abbiamo ancora 7 e abbiamo finito. Ovviamente ci saranno un po' più di trapdoor. Però abbiamo praticamente fatto. Cioè, diciamo che va comunque bene. Insomma, non, eh, non siamo tristi per questo. Dopodiché, con i blocchi che vi sono avanzati, prendete la cobblestone slab, ne fate un pochettino. E le piazzate tutte sopra le trapdoor Ok Finito, perfetto Abbiamo tutta la struttura Praticamente questa la struttura, è praticamente finita Fuori, esternamente Mettiamo qualche torcia perché qui possono spawnare solo creeper Quindi meglio, meglio che non spawnino per ora Ok Ci serve eh, ora un po' più di legno Quindi adesso lo andiamo a prendere magari da qualche alberello che abbiamo di qua non ce ne serve molto questa volta abbiamo solo bisogno di qualche trapdoor in più quindi scaviamo ben poco legno allora non so se per fare un campfire abbiamo bisogno del legno cotto adesso lo scopriremo in ogni caso mh, direi che craft un po' di legno normale perché abbiamo assolutamente bisogno di un sacco di uh, vediamo dov'è Facciamo così, che facciamo un po' prima, un po' di trapdoor, non un sacco, ma un pochettino di trapdoor. Facciamone 20. Basta ne avanzano ancora. Ok, abbiamo due di Carchcoil. E ok, abbiamo il campfire. Non so se servisse, in ogni caso servono due campfire, molto semplicemente. Prendiamo quattro chest, quindi ne mettiamo ancora un po' qui. Quattro chest, di quali due hopper, molto semplicemente. Ok, e praticamente abbiamo finito, però per far funzionare bene, diciamo, questa farm abbiamo bisogno di un gatto e due gatti. Quindi ora non andremo con l'elitra, ma semplicemente ci andremo a piedi verso la farm, perché abbiamo appunto bisogno dei gatti che spaventano i creeper, come ben sapete. Come vedete la farm non è eccessivamente ingombrante a livello di spazio e anche di... Altezze eccetera. L'unico problema è che c'è bisogno di una piattaforma molto in alto che dopo andremo a costruire. Quindi, quello potrebbe essere l'unico, diciamo, problema estetico ma risolvibile facendo solo la piattaforma e avendo l'elitra. Che alla fine la farm di creeper. Comunque, tendenzialmente si fa per questo. Allora, un gatto. Senti, vai qua, un gatto al centro da questo lato. Quindi al centro. Ho sbagliato. Un gatto al centro della struttura, da questo lato. L'altro gatto, se ce la fa arrivare qui. Va bene. Sempre al centro, dall'altra parte della struttura. Quindi lo spingiamo e arriverà a questo punto qui, semplicemente. Poi, i carpet. I carpet li mettiamo a due blocchi di distanza dal muro, eccetera. Poi, continuiamo con i due blocchi e vedrete che. Praticamente otterrete questo. Mi sa che non mi bastano i carpet. Fantastico. Molto bene. Va bene. In ogni caso, tralasciando che mi mancano qualche carpet, scaviamo molto semplicemente di tre blocchi. Senza troppi problemi. Scaviamo nella direzione in cui volete effettivamente... Um, Diciamo killare i creeper e abbiamo bisogno, ovviamente mi sono dimenticato qualcosa perché mi devo comunque sempre dimenticare qualcosa. Abbiamo bisogno eh, di due secchi d'acqua, che adesso andremo a craftare a questo punto. Eccoci qua, siamo arrivati. Due secchietti d'acqua, li piazziamo, quindi fin qua e otterrete questa cosa qui. Ovviamente qua, vabbè questo lo potete anche fare prima di piazzarlo, giusto per comodità, piazzate delle trapdoor perché i creeper devono essere ingannati dal fatto che questi siano diciamo veri blocchi, voi le aprite tutte e in questo modo cadranno qua. Eh, scavate fino ad arrivare al punto dove l'acqua si ferma diciamo, e qui potete espandere quanto vi pare, scavate in questo modo. Qua mh, bisogna espandersi un po' di più magari verso sinistra perché abbiamo bisogno dello stoccaggio o in avanti, questo dipende da voi e da come volete stoccare ovviamente perché ognuno ha il su al suo modo o se volete collegare a qualche sistema di smistamento automatico eccetera. In questo modo qui ottenete diciamo, questa specie di gradino. Prendete i campfire che dove sono? Qua, perfetto. Sotto i campfire, quindi andiamo a scavare qualcosa del genere. Abbiamo bisogno di, um, diciamo, gli hopper. Ora metteteli qua, metteteli di qua. Scegliete un po' come volete voi. Alla fine non cambia assolutamente nulla, cambia solo la posizione e, e nient'altro. Semplicemente scavate per bene. In questo modo qua, quindi andate ad eliminare tutta questa parte diciamo problematica. Ok, perfetto. Ora diciamo che questa parte a noi non è che ci interessi eccessivamente, quindi andiamo a richiudere. Saltando per di qua, vediamo che comunque mancano i carpet, quindi non mi conviene chiudere. Molto bene. Mangiamo un po' di carote. Il cibo di vino allora, molto semplicemente qui come vedete in teoria non c'è bisogno di lasciare spazio, ma volendo diciamo stare larghi e comodi, eh, lasciate pure lo spazio e semplicemente andate a chiudere il tutto in questo modo che non... potete anche chiuderlo meglio, non usate la terra. In ogni caso, diciamo che in questo modo qui avete chiuso senza troppi problemi. Qua... Dovete scegliere come fare. Quello che vi posso consigliare io è assolutamente alzare di tre blocchi la struttura, in questo modo, e qua andare a mettere eh, due scalini, quindi è un po' complicato qua, mm. eh, facciamo così. Due scalini in questo modo, così la chest si continuerà ad aprire, quindi avrete comunque la comodità. E qua potete chiudere. Potete scegliere come fare se volete vedere i creeper che bruciano, agonizzano perché siete dei sadici. Mettete il vetro, altrimenti, semplicemente, non è necessario nessun blocco estetico per così dire, per far funzionare la farm. Qua andate pure a chiudere e ottenete praticamente questa cosa qui, che comunque sarà illuminata. Quindi, se volete decorare, decorate. Altrimenti, lasciate in maniera grezza, come sto facendo io. E tanto tutto funziona in maniera molto tranquilla. Qui si va a chiudere, diciamo perché non abbiamo appunto bisogno di questo. Magari facciamo una scalinata frontale piuttosto che laterale, ok, in questo modo, diciamo uh, c'è uno scheletro. Mm, grazie, non voglio incontrarti. Ok, qua andiamo a prendere e chiudere tutto in questo modo e ora abbiamo semplicemente la nostra fantastica chest. Per entrare, appunto, per entrare in funzione completamente dobbiamo andare a prendere dei carpet eh, quindi forse andare alla ricerca di pecore. Lo facciamo di notte tanto non è che ci interessi poi molto. Ecco qui c'è una pecora quindi andiamo a prendere una. Uh, altre pecore. A noi non servono tanti carpet quindi cerchiamo diciamo, le pecore anche più... Isolate Cioè anche se effettivamente non è chissà cosa la bellezza della base Comunque mi piace abbastanza vedere tutte queste strutture in giro Mi, mi sa di base effettivamente comunque se, se vedete soprattutto in alto Adesso ve la faccio vedere Partiamo verso l'infinito e oltre Molto molto simpatica Mi piace abbastanza Lì c'è il portale C'è cioè un po' tutto comunque caruccio Allora Arriviamo qui, ci craftiamo i tappeti semplicemente. Ok, eccoci qua. Ovviamente andiamo a calcolare la distanza che ci serve. Abbiamo fatto. Spacchiamo le torce, apriamo un attimino le trapdoor per passare. Ok, abbiamo chiuso tutto, come vedete è un buio abbastanza buio, per così dire. Volendo si può proprio chiudere totalmente, ma non è proprio necessario. Diciamo che il campfire non dovrebbe tecnicamente disturbare perché adesso... vediamo un attimo. La luce in questo punto, anche se non sembra, è soltanto 3. I mob spawnano da 7 in giù, quindi non c'è nessun tipo di problema nello spawn, anche se qua ci sono i campfire. Quindi si chiude il tutto. Ora è buio pesto. Cosa fare per far spawnare i mob? Allora abbiamo bisogno... No, in verità ce la facciamo, mi sa. Va bene, ce la dovremmo fare, in teoria. E però prendiamo un po' più di blocchi perché non si sa mai, diciamo. Non vorrei arrivare proprio ra raso raso con i blocchi, quindi ce ne prendiamo un po' di più. Vediamo qua se ne abbiamo. Se abbiamo un no, netherrack fantastico. Netherrack senza gli scaffolding, top blocco per. Costruire impalcature e altre cose, allora andiamo qui a mettere: eh, sì, vabbè Ma qui che ci sale? Ci sale? Ok, facciamo qualcosa del genere, va bene. Eh, qui semplicemente, ragazzi, saliamo di 64 che è uno stack molto tranquillamente, quindi saliamo almeno di 64 e poi eh, io mi farei altri 20 blocchi circa ma c'è una motivazione per farsi altri 20 blocchi, cioè che in verità eh, ho visto che mh, 60 blocchi, 80 blocchi non bastano proprio, però adesso vediamo. Ok, siamo arrivati a 80 blocchi molto tranquillamente, ora riproverò a fare un'altra piattaforma per vedere se effettivamente ora spawnano, altrimenti si scende ancora di più un po' vada a tentativi. Diciamo che quella era abbastanza in alto comunque. Ma ora andiamo a rimuoverla e ora aspettiamo su quest'altra. Sperando che effettivamente spawni qualcosa. Ci chiudiamo dentro. Ragazzi, intanto che aspetto qui, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Bene, abbiamo aspettato un pochettino. Vediamo. Vediamo se effettivamente ha prodotto qualcosa. Eccoci, 43 di gunpowder, aiuto in circa 10 minuti. Devo dire che ora funziona, siamo a esattamente 80 blocchi. Ovviamente ora andremo un attimino a eh, fissare questo enorme palo di terra, perché è davvero bruttissimo. E per fissare intendo assolutamente demolire. Ok, bene, siamo arrivati. Il problema. Ah! Che ci sono un sacco di mob, via. Eccoci. Dormiamo, perfetto. Quindi abbiamo ottenuto anche la farm di creeper. Adesso andiamo a prenderci la gunpowder. Eccoci qua. 43 me li prendo tutti. Assolutamente. Così possiamo craftarci razzetti. Mica male effettivamente 43. 47. Vabbè sì, ma perché ne avevamo ancora. Non è affatto male, abbiamo fatto uno stack, più di uno stack mi sa. Due stack. In meno di 10 minuti, tipo 8 minuti. Quindi devo dirvi niente, niente male come farm. Sicuramente comoda, non c'è niente da dire. Sicuramente rapida da costruire. Insomma, un'ottima farm per chi comunque non si vuole impegnare troppo nelle farm di creeper. Perché? Comunque, c'erano in passato le farm di creeper che erano qualcosa che rovinava completamente il paesaggio, ma soprattutto che richiedeva una quantità folle di materiali. Ragazzi, vi ringrazio della visione. Iscrivetevi al canale per altri video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!